Gentili ascoltatori di Radio Science, buonasera e benvenuti al notiziario dell'Istria in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, in studio Massimo Bonella. Giovedì scorso si è svolta presso la sede della Comunità degli Italiani di Sissano la sessione ordinaria della giunta esecutiva dell'Unione Italiana presieduta da Maurizio Tremol. Tra i numerosi punti all'ordine del giorno discussi sono state approvate le concessioni di prestiti al dramma italiano di Fiume per il finanziamento delle sue attività per l'anno 2018 e alla Comunità degli Italiani di Fiume per la gestione dei vari affari, dei vani d'affari della città del Sodalizio. È stato annunciato che il Ministero degli Affari Esteri italiano e della Cooperazione Internazionale, MAECI, tramite il Consolato Generale d'Italia a Fiume, ha effettuato il pagamento a favore dell'Unione Italiana di Fiume per il supporto ai giovani talenti della Comunità Nazionale degli Italiani e alla fornitura di attrezzature per le redazioni italiane di Radio Fiume e di Radio Pola. Per quanto riguarda il Festival dell'Istroveneto 2018, la giunta esecutiva ha bandito il concorso letterario ed ha nominato la commissione selezionatrice, nonché la commissione che valuterà i lavori video legati al festival. Inoltre è stato approvato il bando relativo all'undicesima edizione del premio Antonio Pellizzer, rivolto agli educatori e docenti delle istituzioni prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale degli Italiani, nonché la relativa commissione giudicatrice. È previsto il premio alla Camera Opera Omnia e un riconoscimento annuale. La giunta esecutiva ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre il mandato dei membri dei consigli di amministrazione dell'Edit di Fiume e del Centro Ricerche Storiche di Rovigno. Sono stati resi noti i nomi dei vincitori della 17ª edizione delle gare di lingua italiana per le SMSI di Croazia e Slovenia, organizzate dal settore educazione e istruzione dell'Unione Italiana con il supporto dell'Università Popolare di Trieste. La commissione giudicatrice, eletta dalla giunta esecutiva, ha valutato gli elaborati dei partecipanti delle gare di lingua italiana svoltasi a Capodistria lo scorso 10 novembre. Sono stati 24 i rappresentanti delle scuole medie della Comunità Nazionale degli Italiani alla competizione. La commissione ha assegnato il primo premio a Moira Laic della SMSI Dante Alighieri di Pola, il secondo premio a Nia Sciucca della SMSI di Fiume ed il terzo a Salvatore Napoletano della SMSI Leonardo da Vinci di Buie. Vi ricordo che questo è il notiziario dell'Istria che va in onda in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume. Qui dalle frequenze di Radio Science TV sono le 19:52. Domenica scorsa si è tenuta presso Casa Tartini di Pirano la presentazione del progetto europeo Tartini Turismo Culturale all'insegna di Giuseppe Tartini, cofinanziato dal programma Interreg VUA Italia-Slovenia 2014-2020, di cui la Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini è partner. L'operazione comprenderà, oltre al rifacimento delle facciate, alcuni lavori di ammodernamento e sistemazione degli interni, come ha spiegato Lara Sorgo, referente del progetto A Casa Tartini. Partecipando al progetto, la comunità desidera fare di Casa Tartini una casa di cultura, di rappresentanza. Le attività dei gruppi rimarranno all'interno allo stesso tempo, però attraverso dei workshop, simposi e mostre, la mostra sede diventerà anche un centro di formazione musicale. È la prima volta che la comunità degli italiani Giuseppe Tartini partecipa ad un progetto europeo e specifico ad un progetto Interreg Italia-Slovenia che unisce Pirano a Padova, patria adottiva del musicista.
Lubiana. Si è svolta martedì a Lubiana presso il Cancrieb, la terza riunione del CDA, Consiglio di Programma della Radiotelevisione di Slovenia, presieduta da Cyril Baskovic e alla 30ª sessione del Consiglio nazionale per la cultura della Slovenia, presieduto da Ursula Cetinski. Riunione congiunta incentrata sulla posizione e sul ruolo dei contenuti artistico-culturali nei programmi radiotelevisivi sloveni. Nel corso della riunione sono state espresse opinioni molto critiche nei confronti della politica che la dirigenza della RTV slovena ha nei riguardi dei contenuti culturali che sarebbero troppo poco presenti e centrati nella programmazione radiotelevisiva. Il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremol, membro del CDA della RTV di Slovenia, nominato dalla Cancostiera di Capodistria, nel suo intervento ha sottolineato la richiesta che le creatività artistiche e culturali delle comunità nazionali autoctone, ungherese e italiana, siano presenti nei programmi nazionali della RTV pubblica slovena. I prodotti che la comunità nazionale italiana e quella ungherese quotidianamente producono arricchiscono la Slovenia, la cultura e la società in genere. Pertanto, nei piani e programmi della RTV di Slovenia, questi contenuti dovranno essere inclusi. Alla riunione ha partecipato anche il ministro per la cultura della Slovenia, Anton Persak. Ed ora andiamo avanti con alcune brevi dall'Istria. Bertocchi, sabato 14 aprile alle ore 20, la comunità degli italiani ci invita allo spettacolo Saluto alla Primavera con la partecipazione del gruppo vitale e vocale Quelli della Saletta. Ci spostiamo a Krasica. Sabato 14 aprile alle ore 20 si terrà presso il Teatro della Comunità degli Italiani di Krasica, scusate, di Krasica, il concerto dell'orchestra Vecchia Trieste, l'associazione musicale folcloristica triestina. Fiume, giovedì 19 aprile alle ore 19:30 si terrà l'anteprima dello spettacolo del dramma italiano di Fiume dal titolo Miscellanea. Spettacolo su Nelida Milani per la regia di Mario Brandolin e l'assistenza alla regia di Sandro Damiani presso la sede della Comunità degli Italiani di Fiume. Vediamo se abbiamo il tempo ancora per un flash. Sì, allora ci spostiamo nella capitale della Croazia, quindi Zagabria, sabato 14 aprile alle ore 18, la comunità degli italiani ci invita all'undicesimo anniversario della sua fondazione. Seguirà un rinfresco. Bene, 19:57 è tutto per il notiziario dell'Istria, che va in onda in collaborazione, lo ricordo sempre, con la Unione Italiana di Fiume. Altresì ricordo un appuntamento praticamente giornaliero su Radio Rai, sede regionale per il Friuli Venezia Giulia, ogni pomeriggio a partire dalle ore 15:45 con un breve notiziario, poi dalle ore 16 ci sarà il programma Sconfinamenti, dove si parla appunto della nostra comunità degli italiani che vive nella vicina Istria, un appuntamento da non perdere, quindi ogni giorno nel pomeriggio dalle 16 in poi Sconfinamenti sulla Rai, Radio Rai di Trieste. È tutto, grazie per averci seguito, lettura in studio di Massimo Bonella, alla regia questa sera di turno abbiamo Modena con Ugo Moreno che saluto e vi lascio ora al nostro palinsesto. Vi segnalo questa sera a partire dalle ore 22 Osservatorio Antimafia e alle 22:55 circa il nostro settimanale Pineta Oggi Reporter che va in onda sulla televisione terrestre interregionale Video Telecarnia. È tutto, buonasera.
Buonasera e benvenuti al nostro notiziario, potremmo dire uno dei nuovi notiziari, Montepulciano Notizie, in collaborazione con anche Radio Valdichiana. Dico anche perché abbiamo altri emittenti, diciamo, che sono in nostra collaborazione. Iniziamo subito con la prima notizia, presentazione del libro Le poche cose certe, sabato 14 aprile alle 18 al Caffè Poliziano, incontro con Valentina Farinaccio e il suo libro dal titolo Le poche cose certe. Presentano Fabrizio Grillenzoni e Francesca Cenni con interventi musicali di Jacopo Micheli, a cura della Biblioteca Archivio Piero Calamandrei di Montepulciano. Domenica 15 aprile, dalle 16 in poi, un pomeriggio al lago di Montepulciano per andare alla scoperta della sua natura, proiezione di film a tema naturalistico, escursione in battello elettrico e per finire una dolce merenda, euro 8 a persona. Vi suggerisco di partecipare perché sono località che il sottoscritto le conosce molto bene, che veramente meritano di essere visitate. Giochi di strada, domenica 29 aprile dalle 16 in poi, un pomeriggio dedicato alla riscoperta dei giochi antichi della tradizione popolare, per non dimenticare la memoria dei nomi e dei scitti chianini, evento gratuito. Domenica 15 aprile alle 17.30 al Teatro Poliziano, concerto finale di questa edizione del Festival di Pasqua con l'Orchestra Sinfonica Fiorentina Eleonora Contucci, soprano, direttore Valentino Zangara, musiche di Beethoven. Si svolgerà domenica 22 aprile il trofeo del Nobile XCD Mountain Bike, sesta prova del trofeo Colli e Valli. Il ritrovo è alle 8 al velodromo di Montallese nel comune di Chiusi. Da qui tutti in sella per il trasferimento, circa 5 km, verso il vero e proprio tracciato di gara. Si potrà optare tra due percorsi, uno di 20 km con circa 600 metri di dislivello e uno di 30 km con circa 900 metri di dislivello. Entrambi si sviluppano in un circuito di circa 10 km approntato nella zona del Bosco del Cerro. Si avverte che per garantire adeguata sicurezza ai ciclisti e anche a eventuali spettatori, dalle 9.30 alle 13 non sarà transitabile la porzione del sentiero del Nobile posta all'interno del Bosco delle Cerraie. Il costo di iscrizione è di euro 15. Ancora una notizia, domenica 22 aprile si apre ufficialmente l'anno contadaiolo. Il programma è, come sempre, molto suggestivo e coinvolgente per tutti, ospiti e cittadini, e già si sente nell'aria il brivido delle botti. La cerimonia è dedicata a Sant'Agnese Segnico, patrona di Montepulciano. Alle 9.30 sfilata delle comparse delle contrade lungo tutto il centro storico. Alle 10.30 il corteo arriva a Sant'Agnese, qui offerta dei ceri votivi a Sant'Agnese, segni cerimonia delle tre chiavi, messa solenne e benedizione delle bandiere. Alle 12.15 sbandierata di saluto delle contrade nel piazzale della chiesa. Maggiori informazioni, braviodellebotti.com. Ecco, vi ripeto il sito internet, braviodellebotti.com. Dunque, sono le 21.34, questa è Radio Science TV, come dire, a reti unificate con Radio Valdichiana. Avete ascoltato Montepulciano Notizie e vi ricordo ogni martedì sera, intorno alle ore 20, con replica lunedì mattina, intorno alle 11.30, il nostro settimanale Pineta Oggi Rapporto in onda a Telidea di Chianciano Terme, che appunto copre tutta questa zona, ma non solo, tramite, lo ricordo, anche per, diciamo così, volentieri spendere un secondo in più su questa storica televisione. Adesso con il canale 190 è possibile riceverla in tutta la Toscana. Poi con le altre frequenze il segnale arriva anche in gran parte dell'Umbria. Quindi un appuntamento, anche quello di Teleidea, da non perdere. L'emittente
anche di informazione della zona della Val di Chiana e ora di tutta anche la regione, quindi da tenere sempre su un tasto comodo del vostro telecomando. Da Massimo Bonelli è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio ora alle programmazioni del circuito Radio Science.